Spazio ora all'agricoltura con questa intervista all'assessore Gianni Fava che ci presenta la fiera bovina che si apre a Cremona giovedì. Assessore Fava, anche questa fiera è un'occasione per presentare le eccellenze dal punto di vista zootecnico del territorio, anche se alcuni settori sono ancora in crisi come quello dei suini. Questa fiera è un momento politico prima ancora che un momento ludico, va detto chiaramente, cioè questa fiera si inserisce nell'ambito di un dibattito aperto, molto acceso, sul tema in particolare del latte, del prezzo del latte, in un momento in cui casualmente a Roma si riapre il tavolo, parlando di tutto tranne che del prezzo. Credo che la fiera sia il momento nell'ambito del quale far confluire e convergere tutte le forze politiche serie che hanno a cuore le sorti del settore in modo che nei prossimi 2 o 3 mesi si raggiunga, partendo anche da quel dibattito, si raggiunga qualche intesa per fare in modo che a gennaio non si ripresenti l'emergenza che abbiamo trovato a luglio. L'obiettivo politico di chi la fiera l'ha sostenuta come Regione Lombardia è quello di arrivare a definire dei criteri e delle modalità che ci facciano uscire dalla sistematica emergenza che ruota intorno alla valorizzazione del prodotto e che ci permetta di riuscire a trovare delle modalità che diano un'adeguata remunerazione ai produttori di latte e contestualmente quel minimo di serenità che serve per poter pensare di andare avanti con una prospettiva di medio e lungo periodo. Cosa chiederete al ministro De Girolamo o che cosa sottolineerete? Non ho idea di cosa chiederemo di preciso, io so bene cosa chiedere perché glielo chiedo da mesi. Chiedo che risponda alle domande che poniamo da mesi, chiedo che risponda alle tante lettere che abbiamo spedito, chiedo che ci dica una volta per tutte se ha intenzione di recitare o non recitare un ruolo attivo in questa vicenda o se vuole continuare a fare il notaio sostanzialmente infischiandosi dei problemi dell'agricoltura del nord.